venuto in contatto con lui. Onorevole Maurizio Bernardo, la situazione attuale, come si inserisce l'apertura, il rinnovamento di Forza Italia da parte del Presidente Silvio Berlusconi? Ma io credo che anche questo governo in cui presente il Popolo della Libertà ha bisogno di una spinta nuova, spinta data da Silvio Berlusconi, e quindi un ritorno alle origini parlando di attualità e dei bisogni della gente. Quindi ci auguriamo che Forza Italia parta al presto, perché abbiamo bisogno che si ritorni a un Silvio Berlusconi che dà la giusta spinta per il rilancio del Paese. In attesa del discorso di Berlusconi vediamo contestatori e sostenitori. Ma si vede che sempre che con i contestatori che destiamo sempre attenzione, lo dimostra Silvio Berlusconi, lo dimostriamo noi, da 20 anni che siamo nelle strade, nelle piazze, l'idea è quella di essere tutti assieme e dimostrare quell'affetto necessario di cui ha bisogno Silvio Berlusconi per andare avanti sempre più carico. Con quale sentimento, con quale energia Berlusconi sta rifondando il partito? Direi l'energia di sempre, sembra che gli anni non passino per lui ed è un bene. Certo è che senza di lui, così come avremmo corso il rischio di non ottenere il risultato che abbiamo ottenuto alle ultime elezioni, non andiamo a nessuna parte, quindi è bene che rientri lui e guidi questo nuovo movimento che è Forza Italia. Può essere interpretato anche come un riscatto dopo la sentenza? No, devo dire che la capacità che ha avuto e che ha è la mandato come segnale anche al governo di tenere distinte le cose, quella sul piano personale e quella politica, quindi azione d'aiuto, di sostegno al governo, però certamente quell'autonomia che serve per dare nuove idee che non sono forse sempre le stesse che noi condividiamo. Maurizio Del Tenno, nonostante l'attuale situazione politica, la situazione economica e la recente sentenza, con quale forza si ritrova la voglia di rifondare un partito e di restare comunque sulle scene politiche? Ricominciando da capo con Forza Italia, è vero, è un brand che arriva dal passato, ma è stata una grande forza di successo, e allora è proprio per questo che vogliamo partire con delle nuove idee, nuove persone, ovviamente con l'aiuto di chi c'è già, ma da un nuovo percorso, quindi un simbolo sì che arriva dal passato, ma che è stato di gran successo. Amici, io mi auguro che la nostra presenza, l'ascolti e la senta anche il Presidente Berlusconi, in modo che possa venire a darci un segnale di speranza, e intanto diamo la parola alla nostra responsabile organizzativa nazionale, Daniela Santanchè. Grazie. Io vorrei prima di tutto fare un ringraziamento che non è dovuto ma sentito a tutti voi, perché credo che in questo momento, e ho anche un'emozione nel mio cuore, perché vedervi così tanti di fronte alla casa del Presidente Berlusconi mi fa capire quale sia la vostra voglia, la vostra passione, ma soprattutto che capite che si sta facendo una battaglia di libertà. Io credo che la libertà sia la cosa più importante che abbiamo noi umani, che la libertà non sempre se ne capisce l'importanza. Vedete, in questo momento siamo in questa piazza e tutti stiamo respirando, ma nessuno pensa al nostro respiro. La libertà è la stessa cosa, si capisce soltanto quando ce la tolgono cos'è e quant'è l'importanza della libertà. Per cui io veramente vi ringrazio di cuore, perché credo che questo è il popolo di Silvio Berlusconi, un uomo che ha combattuto nella sua vita da tanti punti di vista, ha combattuto come imprenditore per fare quei successi sia nel campo dell'edilizia con la sua innovazione, nel campo della televisione, che ha prodotto per questo paese una ricchezza in posti di lavoro e in libertà di comunicazione. Io credo che non ci sono storie, che non si può discutere se è giusto fare una battaglia di libertà. Io credo che sia sacrosanta farla. E vi dico di più,
che voglio arrogarmi un diritto che credo di poter condividere con voi, che in questo paese si può parlare male di tutti, si può parlare male dei ministri, si può parlare male dei politici, che sono ladri, che sono farabutti, ma non si può parlare male di quei magistrati che stanno dall'altra parte. Io non ci sto, voglio vivere in un paese libero, che non c'è una casta che si senta al riparo di tutto, una casta che pensa di poter fare tutto ciò che vuole e soprattutto sa che è impunita, perché è una casta che si giudica da sola e che non riesce ad essere come noi, uomini, che possono ammettere i loro errori, che possono ammettere i loro sbagli. No, loro si credono di una razza altra. Io credo che in questa piazza con forza dobbiamo dire che vogliamo poter criticare quei magistrati che sbagliano il loro lavoro, come siamo dalla parte di quei tanti magistrati, grazie a Dio la maggioranza, che fa bene, con passione, con dedizione, con equilibrio, il loro lavoro. E allora voglio dire, siccome in questo paese nessuno ci potrà convincere che la giustizia è uguale per tutti, perché vedete, ne abbiamo avuto poco tempo fa una rappresentazione plastica, c'era un signore, ve lo ricordate, in groia, quello che un signore in groia, che quello che voleva condannare Silvio Berlusconi, indagare Silvio Berlusconi, e poi abbiamo visto che è sceso in campo come candidato presidente del Consiglio, e non credo che sia stato folgorato la sera prima della sua discesa in campo. Allora, non lo so, io non dovevo neanche salire perché anzi non volevano che io salissi, però bisogna anche capire il momento. Ma noi vogliamo solo un saluto veloce, vediamo se ce la facciamo, ma dobbiamo anche capire, sono migliaia di persone, noi gli vogliamo bene comunque, perché legali gli hanno sconsigliato, ma noi adesso lo chiameremo con grande forza, no, anche se non parla, basta un saluto. Venire, oh, capiamo anche, no? Silvio, 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 ok, Silvio, ok, Silvio, vediamo se... Silvio, il tuo indirizzo a lui.
in contatto con lui. Bravo!